Buongiorno, siamo tornati ad incontrare Giuseppe Zingali nella sede della sua azienda ad Aprilia, vicino Roma. Era un po' di tempo che non avevamo modo di ascoltare i suoi diffusori e siamo qui anche per conoscere una nuova serie di sistemi di altoparlanti. In effetti sono un po' di anni che manco dal mercato italiano perché mi sono dedicato totalmente a seguire i mercati esteri, anche per poter posizionare la Zingali nel giusto livello che si merita dal punto di vista d'immagine. Quindi personalmente ho seguito per circa 10 anni tutti i mercati internazionali, con colpa di tralasciare il mercato nazionale, diciamo, in assenza dei miei prodotti. Però, considerando che vivo in Italia, dico, prima o poi riprendo la vendita al mercato nazionale e mi ripresento chiaramente alle riviste e al pubblico. Non può farci altro che piacere il fatto di poter tornare a parlare di Zingali e soprattutto dei propri diffusori, insomma. Raccontaci brevemente cosa è accaduto a Giuseppe Zingali e alla Zingali Loudspeakers negli ultimi anni e soprattutto che cosa ci proponi per i mesi a venire. In questi anni sono nate altre serie molto fortunate, anche molto prestigiose dal punto di vista sia nella cura del prodotto, ma soprattutto nella continua ricerca del suono a mini ray. E in effetti la client name e la serie di maggiore prestigio della Zingali è quella che mi ha permesso di oltrepassare tutte le frontiere dal Giappone agli Stati Uniti, presentandomi con il massimo del prodotto che la Zingali poteva fare, diciamo, in questi lunghi anni anche di continua ricerca. Quindi la serie che peraltro vediamo alle spalle di Giuseppe è tuttora presente nel catalogo Zingali. Assolutamente, anzi anticipo che a Monaco nel mese di maggio sarà presentata un'evoluzione della serie Client Name, che appunto prevede l'aggiunta di un doppio woofer in verticale, mentre adesso la client name presenta un solo woofer per le basse frequenze. Ma nello stesso tempo, chiaramente non si può avere solo a catalogo dei prodotti di altissima gamma e anche, se vogliamo, di costo. Un'altra serie che da 2 anni ho presentato all'estero è la serie Zingali Zero. Questa è una serie entry level che però permette ai nuovi appassionati, e mi auguro sempre numerosi, della Zingali in Italia di avere un prodotto con la massima tecnologia mini ray a un prezzo veramente vantaggioso, visto anche le attuali condizioni di mercato, diciamo, Certo. poco favorevole. E ho visto di là che è tutta una serie dove ci sono dei modelli da pavimento e anche un C'è bellissimo. un bookshelf che è il più piccolo bookshelf al mondo che utilizza non solo il progetto della tromba mini ray, ma un driver a compressione. Oggi anche i diffusori e i bookshelf in genere hanno un piccolo tweeter o un woofer da 6 pollici o da 8 pollici. Questa è la più piccola bookshelf al mondo con driver. Grazie Giuseppe. Speriamo adesso di poterci Adesso dedicare per facciamo qualche un bel minuto. ascolto, sperando che vi piacciono questi nuovi prodotti e che piacciono anche al pubblico.